una tappa a 3 stelle e che comunque sottolinea come l'Abruzzo è sempre presente al Giro d'Italia? Beh, qui siamo di casa con la Tirreno Adriatico, con il Giro d'Italia. È importante tornare all'Aquila per testimoniare comunque la presenza sportiva ciclistica in una città che sta cercando di rinascere, no? dopo la tragedia del terremoto. Poi questa tappa che non è completamente pianeggiante, perché bisogna arrivare a Pesaro, ma prima del traguardo i corridori dovranno affrontare la panoramica. La panoramica non è una strada semplice, perché da Gabicce ci sono alcune salitelle anche di un paio di chilometri, e quindi resta una tappa per velocisti, ma se la devono guadagnare, perché qualcuno potrebbe trovare difficoltà nell'affrontare queste salitelle.